Grazie per supportare il nostro canale. La conoscenza tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria potrebbe essere giunta al capolinea. Durante la 12 puntata del GF VIP 7, il volto di Forum ha commentato una clip in cui Antonella ammetteva di essere attratta fisicamente da Antonino Spinalbese. Nel momento in cui Edoardo ha dichiarato di non fidarsi al 100% della coinquilina, Fiordelisi è andata su tutte le furie. Nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip riguardante una conversazione avvenuta tra Antonella e Charlie. La 24enne campana ha ribadito di trovare Antonino un bellissimo ragazzo dal punto di vista fisico. A quel punto Charlie ha ammesso che se Spinalbese decidesse di giocare a carte scoperte, probabilmente per Edoardo non ci sarebbero speranze. Tornati in diretta, Donnamaria ha commentato, spiegando che all'interno della casa lascia passare determinati atteggiamenti ad Antonella. Nel momento in cui la conoscenza con Fiordelisi continuerà lontano dai riflettori, le cose saranno completamente diverse. Infine, il concorrente romano ha ammesso di non fidarsi al 100% della coinquilina. Nel corso di una pausa pubblicitaria, Antonella Fiordelisi ha criticato i suoi compagni d'avventura per non averla difesa. Successivamente la 24enne ha affermato che era meglio affrontare il percorso all'interno del gioco in solitaria, non mi dovevo avvicinare a nessuno. Edoardo, presente allo sfogo della coinquilina, ha cercato di darle un consiglio, invece di fare così. Perché non dimostri agli altri che stanno sbagliando? La replica di Antonella Fiordelisi non si è fatta attendere, anzi. La concorrente se l'è presa proprio con Edoardo, con me è chiuso. Ti piace passare da vittima e ci sei riuscito. La influencer si è risentita per essere stata messa in discussione da Donnamaria. Infine, Antonella ha fatto notare ad Edoardo che il fatto che sia una donna forte non significa nulla, perché anche lei ha le sue fragilità. In confessionale, Edoardo Donnamaria ha deciso di nominare Charlie Gnocchi. Secondo il volto di Forum, un amico non parla mai alle spalle. Nel post puntata i due concorrenti sono stati protagonisti di un confronto. In particolare, Edoardo ha ammesso di esserci rimasto male per essere stato sminuito davanti alla ragazza che gli interessa. Gnocchi ha ribadito di avere solo espresso un punto di vista, ma di non avere mai voluto offendere. Edoardo però non ha gradito e non è sembrato convinto dalle spiegazioni di Charlie. Tuttavia, la nomination di Edoardo a Charlie non è stata influente, al televoto sono finite Pamela Prati, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizzone.